benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 13.574 i nuovi casi registrati in Italia di Covid-19 su 268.750 tamponi e 477 decessi. Il tasso di positività è del 5.05, mentre invece nel giorno precedente era del 5.2. I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto al giorno precedente, secondo i dati del Ministero della Salute. Ingressi giornalieri sono invece 148. In totale rianimazione ci sono 2.270 persone in tutta Italia. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva per il Covid sono quindi in calo nel saldo tra entrate e uscite. Ingressi giornalieri invece sono 148. L'unità di crisi della Regione Campania, come sempre, ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico. Ci sono nuovi 1.175 positivi, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi e 999 asintomatici e 71 sintomatici. I tamponi sono stati 14.380, di cui 2.021 antigenici, per un tasso di incidenza pari all'8.1%. I guariti sono stati 3.101, 21 i deceduti, 7 nelle ultime 48 ore, 14 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Per quanto concerne il report di posti letto, su 656 di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 95, su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.425. Con la scarsità di dosi di vaccino annunciate da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna ha annunciato un taglio nelle consegne. Durante la conferenza stampa settimanale per fare il punto sull'epidemia in Italia, Arcuri ha preteso che i fornitori rispettino gli impegni che hanno sottoscritto, poiché il vaccino non è una bibita o una merendina, è l'unico antidoto per uscire da una notte che dura ormai già da un anno. Arcuri ha affermato anche che l'ammanco totale è di 300.000 dosi, uno stop rispetto al 15 gennaio che vedeva l'Italia in pole position per la somministrazione dei vaccini. I dati però non mentono: dall'inizio dell'epidemia un italiano ogni 23 si è contagiato. È grazie alle misure di contenimento che la curva resta stabile. Il taglio del 20% delle dosi annunciato da Moderna spinge Arcuri a fissare un obiettivo strategico anche per l'Italia, ovvero avere una rete di ricerca e sviluppo migliore di quella precedente, in grado di arrivare a produrre un livello accettabile di vaccini e farmaci idonei a contrastare il Covid. L'Italia, ad ogni modo, continuerà a sostenere un'azione comune europea, ha dichiarato infine. Spetterà al Presidente della Camera, Roberto Fico, l'arduo compito di cercare di formare la maggioranza per il nuovo governo. È stato infatti insignito ieri sera dal Presidente Sergio Mattarella dell'incarico esplorativo. Lo stesso Fico riferirà entro martedì le sue consultazioni al Presidente Mattarella. Ringrazio il Presidente Mattarella per la fiducia a me riservatami. Nei prossimi giorni sarò impegnato al confronto in primis con le forze di governo che appoggiavano l'ex maggioranza. Gli italiani hanno bisogno di risposte e stiamo qui per darle. All'emergenza sanitaria si aggiunge una pesante crisi sociale con tanti nostri concittadini in gravi difficoltà e pesanti conseguenze per la nostra economia, ha dichiarato invece Mattarella al termine delle consultazioni. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l'utilizzo rapido ed efficace delle grandi risorse predisposte dall'Unione Europea. L'Italia, come tutti i paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove e pericolose offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa e decisiva campagna di vaccinazione, conclude il Presidente. Da lunedì 1 febbraio quasi tutta l'Italia tornerà a zona gialla, compresi Lazio e Lombardia. 5 le regioni che resteranno invece arancioni: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà infatti in serata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio. In area arancioni le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome saranno invece in area gialla. Resta il divieto di spostamento tra le regioni come previsto dall'ultimo DPCM e quanto precisato nella conferenza stampa al Ministero della Salute per l'analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia.
Il divieto dunque resta, nonostante molte regioni siano passate in area gialla. L'indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante, frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno quindi gialle, questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa, scrive il ministro della Salute sui social, Roberto Speranza. Ha deciso il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ed è pronto a firmare l'ordinanza per far proseguire la DAD alle scuole superiori irpine. Ascoltiamolo. Ho da poco terminato la mia giornata al comune, insieme all'assessore Giacobbe abbiamo lavorato alla ordinanza che domani pubblicherò e con la quale posticipo la ripresa delle lezioni in presenza per gli istituti superiori di Avellino di almeno 7 giorni. Circa il 70% degli studenti che frequentano le nostre superiori proviene dagli altri comuni della nostra provincia ed è per questo che prima di far riprendere in presenza le lezioni alle superiori ritengo indispensabile far effettuare uno screening a tutto il personale docente, a tutto il personale ATA e anche a tutti gli studenti. La mia comunità sta facendo un grande lavoro che non posso vanificare e non posso mettere a rischio. Farò riprendere in presenza le lezioni alle superiori quando avrò la garanzia della massima sicurezza per tutta la comunità e per tutti gli studenti. Arrestati dai militari della compagnia di Giuliano un 44enne di Aversa, già noto alle forze dell'ordine, e un 32enne incensurato del luogo. La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia di Napoli prosegue senza sosta. Lungo la strada al confine tra Giuliano ed Aversa, i militari hanno fermato il 44enne rinvenendo degli involucri contenenti marijuana di 45 grammi. La perquisizione, aggravata dallo stato di agitazione dell'uomo, è proseguita presso la sua abitazione in provincia di Caserta, dove hanno trovato altre buste di marijuana. Recandosi in caserma per formalizzare l'arresto, i militari hanno esteso la perquisizione anche a un 32enne che attendeva, secondo quanto risultato dalle indagini, il suo complice. L'inchiesta è proseguita anche nel suo appartamento, dove sono stati trovati 58 kg di marijuana. Disposto il fermo per entrambi, sono stati condotti in carcere ed ora sono in attesa di giudizio. Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche in terra di lavoro, come pubblicato dall'ASL di Caserta nel consueto bollettino. Sono 190 nuovi positivi al tampone, a cui si aggiungono 183 guariti e 8 deceduti. I test processati sono stati 2052 per un tasso di incidenza pari al 9,2% in risalita rispetto ai giorni precedenti. Maddaloni ancora in cima per il numero di casi attivi con 248, seguita da Marcianise con 155 e Caserta con 145. Soffermiamoci infatti proprio su Maddaloni, tanti troppi contagi che purtroppo non tendono a diminuire. Per questa ragione corre ai ripari il sindaco Andrea De Filippo, che in primis pensa di anticipare il coprifuoco cittadino alle 21. La proposta è stata inserita in un documento che lunedì 1 febbraio il primo cittadino invierà al prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto. Maddaloni è la prima città della provincia di Caserta per numero di positivi attuali, ben 248, di cui 7 registrati all'ASL nelle ultime 24 ore. Una situazione epidemiologica da tenere sotto controllo, con molti contagi in famiglia che vanno a guarigione più lentamente, per fortuna però con un livello di ospedalizzazione molto basso. Monitorata anche la situazione scuole, ancora Maddaloni, che potrebbe destare altre problematiche. È tempo di novità in casa casertana. Iniziamo dalle cessioni. Ha detto già addio ai falchetti Lorenzo Valò, che rientra anticipatamente alla Roma dal prestito ai rossoblù. Stessa sorte anche per l'attaccante Francesco Fedato, ceduto a titolo definitivo al Gubbio. Un volto nuovo invece per mister Guidi. Si tratta del giovane neoattaccante Sebastiano Longo, classe 98, che arriva dal Parma a titolo definitivo, con un accordo che prevede per il prossimo giugno un'opzione per il rinnovo biennale. In tema di attaccanti è arrivata l'ufficialità anche per Simone Rosso, che arriva dal Mantova con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
Attaccante classe 95, rosso è cresciuto nel settore giovanile del Torino, con cui ha conquistato lo storico scudetto primavera nella stagione 2014-2015, fino ad arrivare all'esordio in Serie A con la squadra allenata da Ventura. Successivamente il passaggio in B. Nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Mantova. Intanto è già tempo di gara per i falchetti, che scenderanno in campo questo pomeriggio alle 17:30 contro il Foggia. A presentare il match, come di consueto, è mister Federico Guidi. Ascoltiamolo. È una partita molto, molto difficile, perché il Foggia ha la capacità di far giocare male le squadre che affronta, perché è una delle squadre che gioca con più intensità e tra virgolette con più furore agonistico, un giocatore con una squadra che fa una fase difensiva molto, molto buona, è squadra, tutti corrono d'insieme, insomma è una squadra difficile da affrontare, e l'abbiamo visto nella partita d'andata, dove molte volte mi avete sentito dire che è stata la nostra peggior partita. Ci sono tantissimi demeriti nostri, ma chiaramente quando fai quelle tipi di prestazioni ci sono anche la bravura degli avversari, perché non ti fanno esprimere quello che vuoi fare in campo. Quindi sappiamo delle difficoltà che incontreremo, e sappiamo che dobbiamo riuscire a mettere la partita su quelle che sono più le nostre caratteristiche piuttosto che le loro. Se venisse fuori una partita sporca, difficilmente riusciremo a venire fuori con un risultato positivo. Allo stesso tempo, se riusciamo a giocare bene tecnicamente, allora la partita è più su quelle che sono le nostre qualità ed è più facile arrivare a un risultato. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima nel pomeriggio alle ore 18. Buona giornata.